Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Allora, ho comprato due cosette. Praticamente stamattina, scusate, mi sono appena svegliata, ho accompagnato Soso a scuola. E cioè, potete capire il traffico che c'è stava. Proprio mio marito ha detto: dai, Angelè, proprio vabbè. Sono andata al mercato dell'usato, no? Sei due cosette che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 libri e li ho pagati soltanto 25 centesimi l'uno. Che pure il negoziante ha detto: oh, Angelè, e dai, io ci stai ancora a pensare, e l'ho presi. Questo è il primo e vi faccio vedere. A un centesimo con quel prezzo. E ah, ma qua c'è sta il libro. Com'è? C'è sta il... Vabbè, me leggerò la trama. Comunque per un centesimo ho voluto comprare. Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi dei preferiti del mese. Ultimamente ho assaggiato dei biscottini davvero buonissimi che sono al gusto di matcha. Ve lo consiglio assolutamente perché erano dei biscottini davvero morbidissimi, croccantissimi e dolcissimi e soprattutto molto nutrienti. Davvero super buoni e super 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 pucciosi. Passiamo poi agli acquisti del mese. L'acquisto del mese sicuramente più bello e più meraviglioso e sfavillante di questo mese è stata questa crema per il corpo. Davvero 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 super 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 nutriente al gusto matcha. Se non l'avete mai assaggiata ve la consiglio perché stanotte l'ho mangiata un pochettino ed è davvero molto nutriente per le corde vocali. Passiamo poi al libro del mese. Per il libro del mese vi consiglio assolutamente Come fare i macaroni al matcha fatti in casa. Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e benvenuti in un nuovo video. Ah no, aspettate, ecco. E benvenuti in un nuovo video. Questo libro è... Oh my god, oh what's your flavor? Voi dovete assolutamente leggere questo libro. It's the giver of Lois Lowry. E mentre lo leggevo ho detto: what the fuck? Parla di un uomo che... la dislessia a 20 anni, brava Erika. E come vi dicevo... no, la dislessia parte 2. Dicevamo... brava Erika, dislessia parte 3. Ciao a tutti ragazzi, sono il... piccolo Ruby. Mamma, sti capelli, scusate. Sembra che mi ha leccato una vacca in testa. Lasciam perdere. Oggi voglio fare la recensione di Scusa ma ti chiamo After, della mia rubrica Libri de Merda. Scusate, se non siete interessati a questo video potete cliccare e andare a fare un giro. Cioè, che dire, sto libro è una poracciata. Veramente, cioè, sto senza parole. Ai fini della narrazione è completamente inutile. I personaggi sono inutili, il libro è di merda, parla di una storia di merda e il voto è zero. Salve a tutti Pupkins e bentornati in un nuovo video. Ma chi sono sti Pupkins? Ma chi è sta gente? Oggi andremo a parlare di Alice from Wonderland. Oh mio Dio. Dentro ci sono anche delle illustrazioni. Guardate. Stupende, meravigliose. Le vedete? Bellissime. Questo libro è scritto in ostrogoto, non ho capito bene di cosa parla, ma la copertina è wow! Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Sì, ho un cappellino in testa, questo perché ho un po' di cervicale, ma volevo girare lo stesso questo video, quindi ho detto ma sì, rimaniamo col cappellino in testa. Ma è un imbecille.